Newsline. Filo diretto con l'informazione. Migliaia di file dai contenuti definiti raccapriccianti dagli inquirenti che in alcuni casi ritraevano vere e proprie violenze sessuali in danno di bambini di tenera età sono stati sequestrati dalla polizia postale nell'ambito dell'operazione Meetup diretta dalla procura di Torino che ha portato all'arresto tra gli altri del direttore della Caritas diocesana di Benevento Don Nicola De Blasio. Con il prete sono stati arrestati anche un tecnico informatico 37enne residente in Piemonte, il creatore di un canale a pagamento all'epoca dei fatti minorenne che sfruttando una nota piattaforma messaggistica veniva utilizzata per diffondere il materiale. Quest'ultimo veniva divulgato previo pagamento di una somma di denaro che abilitava l'iscrizione al canale. Nell'operazione sono 26 le persone indagate nei confronti delle quali sono stati eseguiti altrettanti decreti di perquisizione in tutta Italia, arrestato anche un pugliese. Resteranno a casa dalla settimana prossima i 10 dipendenti dell'azienda sanitaria locale di Potenza non ancora vaccinati. Si tratta di 2 medici, 4 infermieri, un operatore sociosanitario, 2 autisti di ambulanza e un tecnico di prevenzione. Persone che sono tuttora in servizio con tampone negativo che dà diritto al Green Pass temporaneo valido per 2 giorni. Queste sospensioni si aggiungono ai 9 dipendenti ASM che da martedì non prestano più servizio nel Materano e non torneranno al lavoro finché non saranno immunizzati. Tra avvisi e solleciti, 10 dipendenti ASP hanno avuto il tempo per mettersi in regola. L'obbligo di vaccino per medici, infermieri e personale sanitario è stato introdotto con decreto legge del 1° aprile scorso. Le farmacie della Regione Puglia sono pronte ad avviare le somministrazioni dei vaccini anti-Covid nelle loro sedi già a partire dalla prossima settimana. Questo è emerso dall'incontro che si è tenuto oggi al Dipartimento per la Promozione della Salute con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie e con l'Ordine Professionale dei Farmacisti. Nel corso dell'incontro, fa sapere il direttore del Dipartimento Salute, Montanaro, è stato verificato il completamento degli adempimenti organizzativi propedeutici all'avvio delle attività di somministrazione dei vaccini tramite le farmacie convenzionate di cui all'accordo sottoscritto tra Regione, Federfarma, Assofarma e approvato in giunta. Il prefetto di Matera Sante Copponi ha disposto il divieto per le manifestazioni per la durata dello stato di emergenza coronavirus in tutto il centro storico e nei rioni Sassi. In particolare il divieto inibisce le manifestazioni in piazza Vittorio Veneto, via del Corso, via Ridola fino al congiungimento con via Lucana, piazza Duomo, via delle Beccherie, via La Vista, via Scagno Persio, via Dominzoni, via San Biagio e piazza San Giovanni Battista. Sit-in saranno invece consentiti in piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo dell'Annunziata e in piazza San Francesco davanti alla banca Biper. Una settimana in più, WordPress Photo Exhibition 2021, la mostra di fotogiornalismo più importante del mondo, resterà aperta nel Teatro Margherita di Bari fino a domenica 21 novembre. La proroga giunge a pochi giorni dalla fine dell'esposizione, prevista inizialmente per domenica 14 a seguito di 4 settimane di grande affluenza. Dopo aver raggiunto il traguardo di oltre 3.000 ingressi nel primo fine settimana, infatti, riferisce in una nota, WordPress Photo Bari 2021 ha continuato a far registrare un gran numero di visitatori per tutto il mese di esposizione. Tante le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, accompagnate dai propri docenti, hanno fatto visita alla mostra e ancora tante quelle che hanno presentato richiesta per i prossimi giorni. Da qui la scelta di prolungare di 7 giorni il termine in modo da consentire l'accesso a chiunque abbia voglia di visitare la mostra garantendo il pieno rispetto delle misure di sicurezza. La mostra è organizzata come ogni anno da CIME, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della Fondazione WordPress Photo di Amsterdam e attiva da diversi anni nell'organizzazione di eventi. 5 truffe online subite da cittadini residenti in provincia di Potenza per un totale di circa 3.400 euro sono state scoperte dai carabinieri che hanno denunciato 6 persone. Le truffe, da un massimo di 1.650 euro a un minimo di 155, sono state subite da cittadini residenti a Francavilla Insigni, Vigiano, Abriola, Peranova di Pollino e Senise. Così come non si può pretendere di risolvere i problemi in 2 mesi, non si può pretendere che i lavoratori in cassa integrazione da anni, al centro di un lacerante conflitto tra salute e lavoro, obbligati a lavorare in impianti senza manutenzione e a rischio crescente di sicurezza, se ne stiano zitti e buoni. Senza risposte dal governo e da Acciaierie Italia, inizia adesso una nuova fase di mobilitazione. Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale FIOM CGL, e Gianni Venturi, segretario nazionale FIOM CGL e responsabile siderurgia. Newsline, filo diretto con l'informazione.